tutto da seguito. Arte e cultura dei comuni dell'Agro, mettendo insieme le iniziali di queste parole, si giunge alla H ideata da Carmine Califano. E il collettivo H ci riprova con la solidarietà quale unico comune denominatore di una serata, quella di domani al centro sociale di Pagani, con cui non si intende mettere le mani nei portafogli degli spettatori, ma semplicemente chiedere un aiuto a chi purtroppo è stato praticamente dimenticato. Carmine Califano e il collettivo H in scena con spettacoli preceduti anche dalla presentazione di un libro, quello della nostra collega Michela Giordano, Quando rimasero soli. Abbiamo organizzato questa serata di arte e solidarietà con i comitati e gli artisti solidari antirazzisti, un'organizzazione nazionale della quale noi facciamo parte. C'era la necessità di raccogliere fondi per i profughi e gli immigrati, per tutte le iniziative e le manifestazioni che stanno facendo in tutta Italia, e abbiamo deciso anche noi di così realizzare questa idea a Pagani. Appunto, come dicevi, iniziamo presentando il libro, un gran successo della tua collega Michela Giordano, Quando rimasero soli, e poi proseguiremo presentando il nostro spettacolo a Rewarded, in più ci saranno altri gruppi, e chiuderemo con il Rock Tamburra Trio di Gioia Petrosino. Quindi una serata 4-5 ore per stare insieme e appunto riflettere e soprattutto fare arte. Ecco, invitare la gente oggi a fare solidarietà in questo periodo di crisi sembra quasi uno schiaffo un po' a tutti. Credo che però si possa diventare persone migliori, anche essere un po' più felici, quando anche in questo periodo di crisi si aiuta chi purtroppo non se la passa meglio di noi, e sono in tanti purtroppo in questo mondo globalizzato in cui purtroppo i problemi si susseguono giorno per giorno. Sì, senz'altro, quello che dici è sostanzialmente vero. In realtà noi non abbiamo messo nessun biglietto d'ingresso, tant'è che la serata è a cappello, come diciamo, cioè abbiamo voluto trasferire all'interno una serata che solitamente si fanno in piazza, no? Proprio anche per questo motivo, perché l'importante non è tanto la somma che si realizza, ma è soprattutto parlare dei profughi, degli immigrati, che oramai sembra qualcosa che deve viaggiare sopra le nostre teste.